Buonasera a tutti e grazie Patrizia. Cercherò brevemente di spiegarvi quello che è il regolamento CPR. Alcuni di voi magari già presenti l'ultima volta, magari sentiranno cose già sentite, ma ci sono delle evoluzioni, degli aggiornamenti che a volta precedente non erano ancora disponibili. Che cos'è il regolamento prodotto da costruzione? Innanzitutto è un regolamento, nasce dopo la direttiva prodotto da costruzione che era già in vigore tempo fa, direttiva che era opzionale, adesso la direttiva è diventata un regolamento, quindi deve essere rispettato a livello europeo da tutti gli Stati membri. Che cosa disciplina il regolamento prodotto da costruzione? I requisiti base e le caratteristiche essenziali armonizzate che tutti i prodotti installati in modo permanente, questa è una parola da tenere a mente, diciamo, un gioco di parole, nelle opere di ingegneria civili e nelle costruzioni in generale. Cosa riguarda la CPR? Riguarda tutti i prodotti da costruzione, che siano infissi, pavimenti, tutto quello che volete, compresi i cavi elettrici, che possono essere utilizzati appunto per costruzioni e incorporati in modo permanente in opere di ingegneria civile. A chi è rivolto il regolamento CPR? A tutti gli operatori, dai produttori, ai distributori, agli stati dell'Unione Europea. L'obiettivo della CPR è quello di, diciamo, l'obiettivo principale è quello di rendere molto più facile la commercializzazione di prodotti all'interno dell'Europa. Come fa a fare questo? Adottando un linguaggio tecnico armonizzato comune, per cui si definiscono tre, lasciatemi dire, caratteristiche. La prima riguardante le prestazioni che devono avere i cavi, quindi le cosiddette euroclassi o classi di reazione al fuoco dei cavi. In più si definisce quella che è la costanza della prestazione del cavo, della performance del cavo, e tutta una serie di informazioni dettagliate, diciamo un pochettino, se vogliamo, burocratiche, che devono essere allegate al prodotto cavo. La CPR, come è scritto sotto, in sé per sé come regolamento non impone nessun requisito, ma che cosa fa? Dà sette macro requisiti che una costruzione deve soddisfare. Li vediamo qua, dal primo la resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, igiene, salute ambiente, eccetera. Quello che riguarda il fronte cavi sicuramente è il punto 2. Il più importante, diciamo, la sicurezza in caso di incendio. Perché? Perché il cavo può essere colui che può innescare l'incendio, colui che può trasmettere l'incendio, ed è, diciamo, anche la problematica principale, colui che può trasmettere un incendio da un punto a un altro, quindi da una stanza ad un'altra, e può emettere gas fume tossici che possono danneggiare sia le persone che anche gli oggetti e l'ambiente. Diciamo subito che l'attuale regolamento CPR, quindi tutte le norme connesse, non riguardano solo cavi con reazione al fuoco, non riguardano i cavi resistenti al fuoco. I cavi resistenti al fuoco saranno ancora un work in progress e saranno trattati dal punto di vista normativo già adesso, ma mancano una serie di definizioni di norme a completezza. Quindi per il momento i cavi resistenti al fuoco, così come li conosciamo oggi, rimangono. Che cosa è, adesso vediamo i tre punti, quindi che cos'è il primo punto? Cosa si intende per euroclasse o classi di reazione al fuoco? La normativa CPR prescrive sette euroclassi, denominate con lettere, quindi dall'A alla F le vedete riportate, il pedice CA sta per cavo, perché come dicevamo, la CPR è per tutti i tipi di materiale da costruzione, e per ogni tipo di euroclasse avrò un comportamento in relazione al fuoco diverso del cavo. L'euroclasse rappresenta quella che è la performance del cavo in termini di calore rilasciato e altezza di fiamma raggiunta dal cavo. Quindi quando vado a bruciare il cavo, qual è l'altezza di fiamma che io raggiungo. Oltre a queste sette euroclassi, in realtà io ho una serie aggiuntiva di parametri. Ho tre parametri aggiuntivi: l'acidità, l'opacità dei fumi e il gocciolamento dei particelli incandescenti. Le prime due sono qualcosa già
di noto nell'ambiente cavo, l'acidità, l'emissione di gas e fumi tossici per persone o cose, l'opacità dei fumi, anch'essa conosciuta nei cavi LSOH, quindi cavi che emettono pochi fumi o comunque emettono fumi che sono trasparenti. Quello che è nuovo e è nuovo dal punto di vista cavo perché è introdotto con questa normativa, è il parametro di gocciolamento di particelle incandescenti. Che cos'è questo parametro gocciolamento? Gocciolamento sta a indicare la possibilità che il cavo emetta particelle ardenti durante la combustione che possono innescare un altro incendio, il primo punto che dicevamo prima dei cavi. Questi tre parametri, in realtà, per la normativa CPR, si suddividono a loro volta in altri tre parametri. Quindi ogni parametro è suddiviso in, ad esempio, tre sottoparametri. L'acidità avrà un'acidità A1, A2 o A3, a seconda del livello di gas emessi. A1 sarà il requisito più alto, quindi il requisito migliore, A3 sarà il requisito più basso. La S, stessa identica cosa, sarà un S1, un S2 e un S3. Stesso discorso della città. S1 emetto fumi che sono trasparenti, o emetto pochi fumi o emetto fumi che sono trasparenti. La S3 posso emettere tutto quello che voglio. Il parametro D, invece, anziché di 1, di 2, di 3, in realtà si classifica come D0, D1, D2. D0 significa che non emetto nessuna particella ardente durante la mia prova, D2 significa che posso emettere tutte le particelle che voglio. Quindi delle 7 Euroclassi, 3 parametri aggiuntivi più 3 sottocategorie dei parametri aggiuntivi, in realtà io ho una bella schiera di possibili combinazioni di quelle che sono le mie Euroclassi. Che hanno senso, ce ne sono 183 classi di reazione al fuoco possibili con tutte le varie possibili varianti. Ovviamente queste 183 classi di reazione al fuoco non possono essere gestite tutte quante. Sarebbe qualcosa di veramente complicato. In aiuto ci viene quella che è la norma CEI-UNEL 35016, pubblicata l'anno scorso a settembre, che indica quali che sono le classi di reazione al fuoco dei cavi elettrici in ambito italiano. Perché dico in ambito italiano? Perché la CPR dà quella che è la leggenda delle Euroclassi, quindi sette Euroclassi, tre aggiuntivi, ma è il paese stesso, quindi il paese membro dell'Europa, che decide quali sono le proprie Euroclassi di riferimento. In Italia, quello che è stato pubblicato è questa tabella, che appunto fa parte, cioè una tabella riassuntiva della 35016, che fa vedere come in Italia ci sono 4 Euroclassi, quindi dalle 183 sono state scelte 4. La classe E, la classe C, S3, D1, A3, la classe C S1B D1 A1, la classe B2 S1A D1 A1. Scorriamole un pochettino più in dettaglio. La classe E è la classe che non ha parametri aggiuntivi, è la classe che oggigiorno noi conosciamo, possiamo assimilare a quella che è la non propagazione della fiamma. Quindi cavi, ad esempio, che conosciamo H07VK. Nella classe C abbiamo due possibili alternative. Abbiamo una classe C S3 di 1 a 3 e una classe C S1B di 1 a 1. Allora, la classe C è identica, quindi il parametro di reazione al fuoco del cavo, quindi di comportamento in termini di calore e propagazione della fiamma, è il medesimo. Quello che cambiano sono i parametri aggiuntivi. Il droplet, il D1, quindi il gocciolamento, è identico, in realtà per tutte e tre le classi, quindi lo stesso comportamento in termini di gocciolamento, quindi a metà tra qualcosa che è di 0 e di 2, quello che cambia sono i parametri di opacità dei fumi e acidità. Se vi ho detto prima che l'S1 è quello che emette pochi fumi e trasparenti, cosa possiamo dire? Possiamo dire che questo S1 sarà assimilabile a un cavo LSOH, a un cavo Acomex. Quindi l'S1 e l'A1 stanno ad indicare un cavo che ha caratteristiche di basso sviluppo di fumi gas tossici. Viceversa, un cavo con una dicitura S3A3 sarà un cavo in PVC.
perché è tutto l'opposto rispetto all'S1 e all'A1, quindi puoi mettere qualsivoglia quantità e tipo di fumi e gas corrosivi. Quindi il PVC e l'LSOH sono sullo stesso piano, stessa medesima reazione al fuoco, ovviamente con parametri differenti per quello che riguarda lo smog e l'acidità, perché sono materiali differenti. In realtà nella tabella c'è un'ulteriore Euroclasse, l'Euroclasse B2. È un'Euroclasse studiata apposta per applicazioni in cui il rischio di incendio è molto elevato. Facciamo esempio su tutti, gallerie, arrostazioni, tunnel ferroviari, tunnel automobili, eccetera. La tabella precedente va letta parallela a questa, che è un po' quelli che sono i luoghi di utilizzo delle euroclassi e quindi dei cavi. Avremo dei luoghi che avranno basso rischio, medio rischio e alto rischio. A seconda della tipologia di rischio che io ho, dovrò utilizzare dei cavi relativi all'euroclasse corrispondente. Quindi, bisogna leggere questa tabella in parallelo con quella che abbiamo visto prima. Quindi appunto la B2 la utilizzerò per arrestazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, dove io ho un livello di rischio elevato. Come si legge, un esempio di come si legge un'euroclasse. Quindi un'euroclasse CS1B di 1 a 1 significa che la propagazione, la reazione al fuoco del cavo è C, che ho un'emissione di fumi S1B, un gocciolamento di 1 e un'acidità a 1. Il pedice A o B è un'ulteriore classificazione di trasmittanza dei fumi emessi del cavo. SA1A ovviamente è più performante dell'S1. In Italia la classe di reazione al fuoco sarà applicata sul cavo, quindi verrà scritto sul cavo quale sarà la sua corrispondente reazione al fuoco. Secondo la normativa CPR, oltre all'euroclasse, bisogna identificare sul cavo quello che è il nome del costruttore e il codice del prodotto o il nome del prodotto, più tutta una serie di marchi, tra cui IMQ, marchi volontari, brand, eccetera. Quindi sui cavi troverete chi l'ha costruito, come si chiama il cavo e che euroclasse di appartenenza ha quel cavo. Veniamo adesso a qualcosa che l'altra volta non era ancora presente, perché era in lavorazione. Avete visto prima dalla figura del cavo che c'è un nuovo nome del cavo. Il cavo, nella fattispecie, si chiamava FG16 o M16. È stato deciso a livello italiano di cambiare quelli che sono i nomi dei cavi rispetto a quello che è il cavo non CPR, verso il cavo CPR. Perché? Perché sono cavi diversi, con caratteristiche in comportamento al fuoco diverse, e quindi l'idea sensata è stata quella di cambiare quelle che sono le designazioni dei cavi. Vediamo alcuni esempi. Partiamo dalla classe C, che è quella che interessa un po' di più, dove abbiamo la maggioranza dei nostri cavi che noi conosciamo oggigiorno. Ci dobbiamo fare il paio a quello che esisteva, ad esempio nella classe CS3 di 1 a 3 abbiamo il cavo FG7OR attualmente odierno. Come si chiamerà il nuovo cavo? Si chiamerà FG16OR16. Nella versione LSOH il cavo da FG7M1 diventerà FG16OM16. Quindi stesso tipo di materiale isolante, che era lo stesso tipo di materiale isolante G7 per l'FG7R e l'FG7M1, lo stesso tipo di materiale isolante per quello che è l'FG16 o M16 e l'FG16 R16. Questo è se parlo di cavi 1 kV. Se parlo di cavi 250 volt, quello che noi conosciamo come N07WK cambia totalmente nome e diventa un FS17 450-250 volt. L'N07G9K diventa FG17. L'H0701K in realtà, essendo un cavo armonizzato, rimane con la propria sigla di designazione, quindi H0701K.
Se andiamo a quella che è la categoria B2, quindi l'elevato rischio, oggigiorno noi, dove veniva richiesto, si prescrivevano cavi del tipo FG10 o M1 o M2, quali diventano, i nuovi nomi diventano FG18 o M16 o FG18 o M18. Il materiale isolante dal G7 dell'FG7M1 cambia e diventa FG10, quindi anche l'FG16 cambia e diventa FG18. Questo un po' è il parallelismo delle sigle. I cavi esistenti oggi, FG7M1 e FG7OR, non sono paragonabili ai cavi FG16 o M16 o FG16 o R16. Questa è una comparazione di massima, ma le performance sono totalmente diverse. Le vediamo qua. Questo è quello che oggigiorno abbiamo. Quindi tutta la serie di cavi, disegnazioni cavi non CPR, dall'FG7OM1, FG7OR, FG10OM1, le non propagazioni dell'incendio che noi abbiamo oggigiorno sono, per dire, un po' mixate. A seconda del cavo io ho differenti livelli di propagazione di incendio. Ad esempio l'FG7OR, che è quello che nella tabella avete visto come basso o medio rischio, in realtà oggigiorno c'è 22 secondi di propagazione di incendio, quindi la caratteristica migliore rispetto a un FG7OM1, che ha una propagazione dell'incendio, cioè 20-22 terzo categoria C. Quindi è un qualcosa un po' mixato. In realtà adesso le cose si armonizzano e con l'introduzione delle Euroclassi io ho per l'FG16R16 e l'FG16M16 lo stesso comportamento a fuoco, con i suoi tre parametri aggiuntivi di acidità e emissione fumi, che in questo caso sono diversi, come ho detto, per il materiale, ma le caratteristiche di performance sono in crescendo. Quindi il PVC, poi l'LSOH, poi quello che può essere considerato un LSOH plus. Per poter ovviamente creare tutta questa serie di nuovi nomi, si è dovuto lavorare a livello Comitato Tecnico Italiano per introdurre tutte le varie sigle, quindi nuovi materiali all'interno delle normative. Quindi anche le normative di costruzione dei cavi sono cambiate. Qua ad esempio vediamo quello che un po' vi dicevo prima, quindi dalla CPR noi togliamo quello che è il cavo FG7R o versione rigida e introduciamo l'FG16 R16, e l'Euroclasse di riferimento sarà la CS3 D1 a 3. Nella normativa 2013 c'è anche riferimento ai cavi di media tensione. La tabella che vi facevo vedere prima delle Euroclassi, per come è definito il regolamento CPR, non fa alcuna differenza tra cavo energia, cavo telecomunicazioni, cavo media tensione. Quindi la tabella delle Euroclassi e la CPR più in generale è per qualsiasi tipo di cavo utilizzato in modo permanente all'interno di costruzione. Quindi possiamo dire anche la media tensione e anche i cavi trasmissione d'aria. Per la media tensione, la classe di reazione al fuoco sarà stabilita tra cliente e fornitore. Ovviamente sempre in rispetto alla tabella c'è un E35016. Quindi, in ogni caso, non potrà essere una performance di reazione al fuoco inferiore alla categoria E, perché la categoria E è quella che è la minima presente nella tabella. Se facciamo il parallelo con il cavo LSOH, l'FG7M1 lo lasciamo perdere e introduciamo l'FG16M16. In questo caso avremo un'Euroclasse CS1B di 1 a 1. Da ultimo, abbiamo capito, togliamo l'FG10 o M1 e introduciamo l'FG18 o M16 o M18, a seconda del tipo di guaina. Questo è un po' il riassunto invece per quello che riguarda un po' schematicamente i cavi dati. Quindi, a seconda del tipo di aeroclasse, avrò vari tipi di costruzioni per quanto riguarda i miei cavi dati.
Vediamo ad esempio che un ITP in categoria E non potrà mai arrivare, per come è costruito, a una classe superiore. Quindi categoria 5E è solo classe E, mentre posso creare un categoria 6, 6A o 7 al crescere della vertebra. Pretendo che la costruzione di un ITP 5E non può raggiungere le prestazioni di una categoria C, ad esempio. Qui ho spiegato brevemente quello che è dal punto di vista tecnico la CTR, quindi cosa dice in termini di euroclassi e come caratterizza i cavi e come classifica i cavi in termini di euroclassi. In realtà quello era il primo punto, se vi ricordate, della slide iniziale. Ci sono gli ulteriori due punti. Il primo è il sistema di valutazione. La CTR richiede, o meglio, dà un proprio sistema di valutazione delle performance dei cavi. L'appartenenza a una determinata classe è controllata da quelli che sono gli organismi notificati, i cosiddetti notified bodies, che sono organismi indipendenti notificati dalla Comunità Europea, e qua ad esempio abbiamo messo io. Che cos'è il sistema di costanza delle prestazioni? A seconda dell'euroclasse ho un sistema di severità di costanza delle prestazioni diverso. Quindi la CPR chiede, in questo caso al produttore, di eseguire differenti controlli e fornire differenti documentazioni a seconda di qual è l'euroclasse che io voglio andare a certificare. Quindi l'euroclasse E, quella più bassa, dovrò fare solo delle prove iniziali. Dalla classe C devo fare tutta una serie di prove, di campionamenti iniziali e durante la vita del prodotto sul mercato e in fabbrica. Quindi è un sistema che interessa un pochettino di più al produttore, ma è solo per dirvi quanto la normativa CPR dà delle indicazioni su quella che è la costanza delle prestazioni in tutto, in tutti gli aspetti del prodotto, dalla costruzione alla commercializzazione. In allegato alle prime due caratteristiche ho anche quella che ho chiamato la parte burocratica. La parte burocratica è l'emissione della dichiarazione di performance e la marcatura CE del prodotto. Che cos'è la dichiarazione di performance? La dichiarazione di performance è un documento legale che fa il fabbricante, quindi il produttore, e identifica il prodotto, il suo utilizzo e quali sono le sue caratteristiche. Scusate. Quindi, nella dichiarazione di performance, il produttore scrive quello che è l'euroclasse del cavo di appartenenza che il cavo appartiene. Quindi il fabbricante si assume la responsabilità che quel cavo appartenga a quella determinata euroclasse. La DOP deve essere resa disponibile per ogni cavo immesso sul mercato, fino all'utilizzatore finale. Come c'è scritto, può essere in formato cartaceo o supporto elettronico. La DOP è un numero che si può eventualmente scaricare anche da un sito internet. E, in conformemente al regolamento CPR, la dichiarazione di performance va fatta per ogni euroclasse, anche la classe F. La vedete qui un esempio, cosa mettiamo sulla DOP, cosa proverete sulla DOP, chi l'ha fatto, la sigla del cavo, l'uso del cavo, il sistema di controllo di qualità che io ho utilizzato per certificare quel cavo. Chi ha certificato quel cavo, quindi il numero dell'ente notificato, qual è la sua euroclasse di appartenenza? Firma del produttore. Quindi questo è un documento legale, appunto, che fissa le performance del cavo. In allegato alla dichiarazione di performance c'è la marcatura CE. La marcatura CE, che è un po' quella che oggi conosciamo, in realtà, per quello che riguarda il regolamento CPR, ci sono delle aggiunte, quindi la marcatura CE sarà apposita per CPR e avrà una serie di ulteriori informazioni che adesso vediamo. La marcatura CE sarà applicata sull'etichetta, sull'imballo o sulla scatola. I cavi non marcati CE per CPR possono comunque essere utilizzati al di fuori dell'Europa o per applicazioni che non siano CPR. Che cosa metto sulla marcatura CE CPR? Tutte
tutta la serie di informazioni che io praticamente avevo sulla DOP. Quindi, sulla parte destra dell'etichetta, vedete, per esempio, vedete la cattura CE, chi l'ha fatto, l'anno, la normativa di riferimento, l'uso, la reazione al fuoco e a sinistra l'ente notificato, il numero di DOP, il numero del prodotto. Quindi, sull'etichetta vi troverete tutta questa serie di informazioni che stanno a indicare che il prodotto è CPR secondo quell'allineata Euro Class. Qui finiamo un po' che è quello che è la CPR in termini tecnici burocratici. In realtà vi volevo anche dire dare un paio di informazioni su quelli che sono gli obblighi dal punto di vista produttore e distributore. Come detto, la CPR riguarda tutta la filiera. I produttori, l'abbiamo un po' detto, devono che cosa devono fare? Devono redigere una dichiarazione di performance, la devono rendere disponibile, la devono conservare e devono garantire sostanzialmente che il prodotto sia conforme a quello che viene dichiarato. In realtà ci sono anche degli obblighi per quelli che sono i distributori. I distributori, ad esempio, devono essere a conoscenza della CPR e devono essere a conoscenza di tutti i documenti che sono richiesti dalla CPR, quindi dichiarazione di performance e marcatura CE. Quindi, qualsiasi fabbricante che immette qualcosa sul mercato della distribuzione, il distributore dovrà essere a conoscenza di dove andare a reperire la dichiarazione di performance se non gli viene data in modo cartaceo e deve stare attento che alla marcatura CE ci siano tutte le informazioni necessarie in conformità alla normativa CE. Il distributore, inoltre, ha un altro paio di cose da prestare attenzione, a cui prestare attenzione. Il distributore, se ritiene o abbia ragione di credere che un prodotto che è arrivato da un fabbricante non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, quindi alla classe di reazione al fuoco, alla prestazione del cavo, quindi che non risponde a dei dubbi che questa reazione sia soddisfatta per il cavo che ha a disposizione, non deve mettere il prodotto a disposizione sul mercato, ma deve far presente questo alle autorità di competenza perché questo cavo verrà testato e eventualmente se la performance non sarà conforme a quello che sarà dichiarato, c'è tutto un iter di gestione del rapporto distributore-fornitore. In realtà, un'altra cosa più importante è il caso in cui i distributori acquistano del materiale che non proviene dall'Europa. Abbiamo detto che la CPR è un regolamento europeo, essendo un regolamento europeo, disciplina tutto ciò che viene messo sul mercato europeo. Ma se un distributore compra un prodotto, che sia il prodotto cavo, prodotto dati ad esempio, un cavo dati, da un produttore che è al di fuori dell'Unione Europea e a sua volta immette questo prodotto sul mercato, per la normativa CPR il distributore diventa il costruttore, quindi soggetto a tutte le regole e a tutti gli obblighi del fabbricante. Quindi lui stesso deve redigere la dichiarazione di performance e la marcatura CE. Perché? Perché è lui che è messo per la prima volta sul mercato. Cosa cambia? Abbiamo detto tante cose, tutto, i cavi non sono più gli stessi, i cavi cambiano, le regole del gioco cambiano. Cosa possiamo fare? Possiamo sfruttare questo cambiamento. Perché? Perché ogni cambiamento, seppur con le sue problematiche, se è fatto in maniera cosciente, genera un qualcosa in più. In questo caso, per l'ambito CPR, sicuramente il principio fondamentale che dicevamo all'inizio, il numero due, la sicurezza dell'edificio in caso di incendio, quindi la sicurezza delle persone in caso di incendio. Qui giusto due numeri, abbiamo parlato di cavi energia e non cavi di bassa tensione e non cavi media tensione.
Perché? Perché l'ambito costruzione, l'ambito edifici, ovviamente il mercato è su questa area. Quindi il mercato che è legato a tutti i prodotti da costruzione, diciamo in bassa tensione, trasmissione dati, ovviamente sarà impattato in maniera notevole. I luoghi di impatto della CPR l'abbiamo detti e saranno regolamentati nella normativa 64.8. Cosa possiamo fare per fare questo improvement delle performance dei cavi? Quello che possiamo fare è essere a conoscenza della CPR, di quali sono le sue regole, di quali sono le sue sfaccettature, per fornire una preparazione tecnica e una qualità del servizio che sicuramente siano elevate. Come si fa? Prysmian è partecipe attraverso pubblicazioni e convegni, c'è cioè sul territorio, per esempio, nazionale, convegni per IDI, convegni ingegneri, per distribuire, lasciatemi dire, il verbo della CPR all'interno e spargere il più possibile questa informazione. Questa ormai l'ho lasciata per ultima perché è un qualcosa ormai, lasciatemi dire, di quasi superato. Perché? Perché la CPR in realtà, come regolamento, è in vigore dal 10 giugno 2016, un anno di sovrapposizione al regolamento che noi tutti oggi conosciamo. Dal 1 luglio 2017, quindi dopodomani, la CPR sarà obbligatoria. Cosa vuol dire la CPR sarà obbligatoria? Vuol dire che dal 1 luglio 2017 il produttore, in questo caso Prysmian, non potrà più immettere sul mercato per utilizzo in costruzione cavi che non siano non conformi alla CPR. Quindi potrà immettere sul mercato solo ed esclusivamente prodotti conformi alla CPR. Questo è quello che la normativa CPR impone dal 1 luglio 2017. Le conclusioni. Riassumendo, la CPR dà maggior chiarezza e trasparenza perché dà un linguaggio tecnico comune, quindi le Euroclassi che valgono in Italia come leggenda, quindi come classe C, come classe E, come parametro S1, A1, eccetera, valgono in tutta Europa. Quindi un'Euroclasse E italiana è la stessa medesima di una classe E spagnola. La qualità dei prodotti. Perché? Perché abbiamo detto che c'è il sistema di costanza delle prestazioni, quindi c'è un maggior controllo su quelle che sono le prestazioni dei cavi al momento della produzione fino al suo ciclo di vita. Maggior sicurezza nelle installazioni perché i prodotti vengono appunto maggiormente testati e si va sempre, le prove CPR vanno sempre nel rispetto della sicurezza. Le prove CPR, come dicevo prima, sono le prove più onerose dal punto di vista tecnico, dal punto di vista di non propagazione dell'incendio rispetto a quelle che noi conosciamo oggigiorno. Come detto prima, può facilitare il passaggio dalla CPR tentando in maniera più larga possibile divulgare quello che è la CPR, le sue sfaccettature. Prima ovviamente è presente a livello mondiale per quanto riguarda plant e piante di ricerca, diciamo che pur essendo la CPR qualcosa di europeo, comunque Prysmian può attingere a tutta quella che è l'esperienza del mondo e sicuramente è un ambasciatore di sicurezza e un partner di riferimento. La sicurezza delle persone è un dovere, non un'opzione. Qui avete quella che è la nostra brochure dei cavi APMEX che noi abbiamo chiamato APMEX Plus e APMEX Gold a seconda dell'Euroclasse, quindi classe C per gli APMEX Plus Gold, visto che è un gradino sopra per quelle che sono in categoria di 2. Prima delle domande vi faccio vedere un video che ho lasciato alla fine. Apposta per cercare di rinfrescarvi un po' tutti i concetti che vi ho appena detto. Il video spiega un pochettino in maniera più sintetica quello che vi ho appena detto. Cercate di fissare
grazie a questo video, qualche parola, qualche termine, qualche. Prysmian Group, azienda pioniere nel settore dei cavi, è da sempre impegnata a proteggere e preservare gli alti standard di qualità dei propri prodotti e a sviluppare cavi resistenti al fuoco e a bassa emissione di fumi neri e gas corrosivi, dalle elevate performance tecniche è in grado di garantire la sicurezza delle persone e dei beni materiali in caso di incendio. Il regolamento europeo dei prodotti da costruzione, CPR, rappresenta una nuova sfida per quanto riguarda le esigenze di sicurezza, definendo una classificazione dei cavi in funzione alla loro reazione al fuoco. Le Euroclassi A sono cavi non combustibili, B1 cavi combustibili non infiammabili, con propagazione del fuoco molto bassa o nulla, B2 cavi combustibili difficilmente infiammabili con una propagazione del fuoco molto limitata, C cavi combustibili difficilmente infiammabili con una propagazione del fuoco limitata. D. Cavi moderatamente combustibili. E. Cavi combustibili facilmente infiammabili. E. F. Cavi senza nessun comportamento di reazione al fuoco. E alcuni criteri addizionali, come la produzione di fumo indicata con S1A, S1B, S2 o S3, la caduta di gocce o particelle ardenti durante la combustione, indici di 0, di 1, di 2, e l'acidità dei gas emessi, indici A1, A2, A3. Noi, in qualità di azienda leader mondiale nei settori dei cavi, sempre all'avanguardia nella realizzazione di soluzioni con un elevato grado di sicurezza e consapevoli dell'importanza della qualità dei nostri prodotti in caso di incendio, abbiamo ideato una nuova generazione di cavi Afumex che soddisfano gli stringenti requisiti previsti dalla CPR. L'Euroclasse CCA misura il contributo del cavo alla propagazione del fuoco e all'emissione di calore, con l'obiettivo di evitare che il cavo stesso diventi un ulteriore strumento di propagazione dell'incendio. Le principali differenze dei cavi CPR rispetto ai cavi standard riguardano la propagazione verticale della fiamma, che non dovrà superare 2 metri in altezza, prima il livello era pari a 2,5 metri, e la quantità e la velocità di generazione di calore in fase di combustione, parametro in precedenza non misurato. L'indice S1B prevede un basso livello di produzione delle emissioni di fumo da parte del cavo, parametro in precedenza non misurato, ed un valore di trasmittanza superiore al 60%, con l'obiettivo di facilitare l'evacuazione dell'edificio mantenendo un alto grado di visibilità. L'indice D1 controlla la produzione di gocce incandescenti del cavo in fase di combustione e prevede che dovranno autoestinguersi in meno di 10 secondi. Questo aspetto essenziale della sicurezza non era mai stato tenuto in considerazione precedentemente. Obiettivo di questo nuovo criterio di sicurezza addizionale è evitare la generazione di nuove fiamme che possano propagare più velocemente l'incendio. L'indice A1 misura l'acidità dei fumi emessi. Il nuovo regolamento CPR impone una riduzione del 75% dell'acidità massima consentita finora. Il 72% delle morti a causa di incendi è dovuto all'inalazione da parte delle persone coinvolte di gas tossici generati dalla combustione. Un incendio impiega meno di 3 minuti a divampare in un'abitazione. La prevenzione è il fattore chiave per ridurre al minimo le conseguenze di un incendio. Dalla continua ricerca del gruppo Prysmian è nata l'innovativa gamma dei cavi Afumex a tecnologia LSOH, Low Smoke Zero Halogen, in grado di prevenire e ridurre i rischi derivanti dagli incendi, migliorando le condizioni di sicurezza degli ambienti e delle persone coinvolte. Prysmian Group. La sicurezza delle persone è un dovere, non un'opzione. Eccomi, adesso vogliamo iniziare la nostra sessione di Q&A. Vi chiediamo un attimo di pazienza, abbiamo collettato le vostre domande che sono tantissime, verranno poste ad Andrea e cercheremo di dare spazio a tutti. Allora, partiamo dall'inizio e partiamo da una domanda generale, riguarda il catalogo, listini prezzi, schede tecniche, che sono domande che sono state ricorrenti durante questo webinar.
Le schede tecniche saranno scaricabili naturalmente sul sito di Prysmian e anche in Voltimum. Adesso, tra poco vedrete anche un pop-up che apparirà dove potete iniziare sin da ora a scaricare le schede tecniche. Invece, Andrea, per il listino e il catalogo lo trovano sul sito di Prysmian dove è reperibile. Allora, ovviamente per il listino, quello che diciamo, è il listino prezzi, bisogna contattare un referente commerciale Prysmian, poi massimo possiamo dare dei nomi. Sul sito Prysmian trovate quella che è un po' la descrizione della CPR, quello che vi ho appena mostrato, assieme alle schede tecniche dei cavi e nuovi cavi CPR, e anche lì abbiamo messo tutta una serie di domande e risposte su quelle che sono appunto delle risposte che molto spesso abbiamo alle domande. Poi, intorno alla slide 11, magari la riprendiamo, Marco Fabbri ci chiede: la portata dei cavi risulta la medesima? Faceva riferimento a due sigle, Andrea, se ci vuoi. Sì, allora, la portata dei cavi rimane pressoché invariata, nel senso che i cavi così come li conosciamo oggigiorno, quindi FG7R, FG7OM1, non saranno fisicamente, visivamente molto diversi da quelli che saranno i nuovi cavi CPR. Ovviamente l'uno sarà sempre grigio, il cavo in PVC, e verde il cavo LSOH. Troverete delle leggere differenze dal punto di vista dimensionale sul cavo unipolare 1 kV, dove è stato previsto una costruzione per poter superare le prove della CPR. Questo ha incrementato leggermente il diametro, però essendo comunque l'isolante, un isolante funzionante a 90 gradi, le porte di corrente rimangono sempre le medesime. Alla slide 15 Vittorio ci scrive: come si classificano, chi deve classificare gli ambienti relativi all'installazione dei cavi in base alla reazione al fuoco? Allora, ovviamente lo stato, diciamo, la regola dell'arte è un po' quello che dice, se nessuno dà prescrizioni differenti, quello che dice la norma installativa dei vari cavi. Facciamo l'esempio del cavo bassa tensione, abbiamo la normativa 64.8, quindi la normativa 64.8 verranno inseriti tutti quelli che sono i riferimenti a seconda degli ambienti di utilizzo, quindi per gli ambienti marci piuttosto che quelli a più alto rischio, quale sarà l'euroclasse minima o almeno che dovrà rispettare il cavo per essere posato in quel. Angelo ci scrive: è possibile installare cavi Euroclass D in Italia? Allora, per quello che dicevo prima, essendo la normativa 64.8 dirà qualcosa del tipo il cavo della classe minima per quel tipo di ambiente è, faccio un esempio, CCA S3 di 1 a 3. In quel caso, se quella è minima, il cavo D, che è un'euroclasse sotto il cavo C, non potrà essere Quale parallelismo l'equivalenza di un cavo FROR 450/750? installato. Allora, il cavo PROR, che noi tutti conosciamo, questa è la domanda tipica. Il cavo PROR è un cavo che per natura è un cavo per posa mobile. Quindi la normativa definisce questo cavo come cavo per utilizzo mobile. Abbiamo detto che la CPR prescrive, quindi dà delle regole per tutti i cavi che vengono dati in modo permanente negli edifici, che vuol dire che il cavo PROR non rientra nel regolamento CPR, che vuol dire non rientra negli edifici. Mario Corsino, i cavi CPR in industria sono da utilizzare oppure valgono solo per l'edilizia e i cantieri? Allora, la CPR dice che i cavi devono essere posati in modo permanente in edifici, costruzioni o opere di ingegneria civile. Ovviamente, con industria cosa si intende? Se intendete il capannone di un'industria,
dove fate il capannone con l'impianto elettrico, anche se è per industria, se l'impianto elettrico è del capannone, il capannone è l'edificio. È un qualcosa che viene installato e morirà con l'edificio. Quindi anche in quel caso sarà CPR. Per quanto riguarda, ad esempio, il cantiere in sé per sé è considerato una costruzione, diciamo, che non è permanente. Quindi, in quel caso, possiamo utilizzare cavi che non siano CPR. Francesco Staffa, secondo la 8108, negli edifici già in essere occorre adeguare le linee degli impianti elettrici esistenti alla nuova normativa? Allora, la CPR non è retroattiva, quindi la CPR vale da questo punto in poi. Se fate una modifica a un impianto, aggiungete nuove linee, eccetera, voi certificherete quella parte di impianto, quindi l'intervento, con i nuovi cavi CPR. Tutto ciò che era prima rimane. Ma esiste un periodo di coesistenza con i vecchi cavi? Questo è l'altra domanda, l'altro domandone. Allora, come dicevo prima, la CPR, il regolamento, dice dal 1 luglio, i produttori non possono più immettere quei tipi di cavi che non siano secondo il regolamento CPR. E qua si ferma. Non dice che cosa, ad esempio, si farà dei vecchi cavi. Qui entra in gioco quella che è sempre lei, la normativa 64 ore. Quindi, questi cavi, i vecchi cavi, potranno essere utilizzati nel momento in cui la normativa 64.8 o non recepirà o recepirà i cavi CPR. Al momento la normativa attuale 64.8 prevede ancora cavi, diciamo, vecchio stile. Dal punto di vista tecnico è stata approvata quella che è la variante a questa normativa dei cavi relativi, scusate, degli impianti relativi con i cavi CPR. Al momento non è ancora chiaro, ma probabilmente ci sarà, quale sarà il periodo di coesistenza tra questa nuova variante e quelli che saranno i cavi e la normativa 64.8. Quindi ci sarà un periodo di coesistenza. È ancora sul tavolo normativo capire quant'è questo periodo di coesistenza e come gestire questo periodo di coesistenza. Ovviamente non si parlerà di qualcosa di anni, ma si parlerà di mesi. Marco Fabbri, per quanto riguarda i cavi resistenti al fuoco, FTG 100, no, 10 o Allora, M1, non essendo interessati attualmente dalla CPR, rimangono ugualmente utilizzabili? A quale classe, Euroclasse appartengono? essendo i cavi resistenti al fuoco al di fuori della normativa CPR, restano così come sono. Quindi, nella normativa CPR c'è scritto qual è lo scopo. Lo scopo, tutti i cavi, bassa tensione, antitrusione, eccetera, ad esclusione di che ci sono anche i cavi resistenti al fuoco. Ci sono N domande riguardanti la CEL 64.8, Posso credo che prendere abbiamo espresso. risposto e quindi proseguirei. Marco Poletto, avrei bisogno di un chiarimento in merito all'utilizzo di un cavo certificato. No, è uguale. Le domande si stanno ripetendo. Dateci un attimo il tempo che stiamo ancora guardando cosa ci state scrivendo, perché continuate a scriverci, quindi grazie. Marco Poletto sempre, le Euroclasse e le relative sottoclassificazioni sono stesse in tutta Europa o cambiano? Appunto, perché la CPR, il regolamento europeo, è stato definito attraverso una normativa europea 5575, quella che è la leggenda di quelle che sono le Euroclassi. Quindi è definita che cos'è un'Euroclasse dalla LEP, quali sono i suoi valori per discriminare una classe da un'altra e quali sono i valori di acidità, emissione di fumo e gocciolamento e tutti i vari sottocategorie per classificare o meno i vari cavi. Essendo appunto una normativa europea, un'Euroclasse italiana, comunque un'Euroclasse C, sarà la medesima in Italia, in Francia, in Spagna, in Olanda, eccetera. Va detto, come dicevo prima, che ognuno, quindi ogni Stato membro dell'Unione Europea, potrà scegliere la propria Euroclasse. Quindi questo significa che un'Euroclasse italiana può
potrà, per esempio, non esistere in un altro paese o viceversa. Paolo, forse domanda banale, ma per i cavi coassiali e di rete cambia qualcosa? Cavi, coassali e rete dovranno aspettare la CPR. Perfetto. Poi, Luca Perone, per quanto riguarda le rimanenze di magazzino dei cavi FG7, sono ancora utilizzabili? La stessa domanda era la domanda, la conseguenza di quello che dicevamo prima. A seconda di quello che verrà prescritto dalla 64.8, si potrà comunque utilizzare o meno, o per quanto tempo, i cavi vecchio stile per gli edifici. Come detto, comunque, eventualmente un cavo FG7VR, come conosciamo, può essere utilizzato al di fuori dell'applicazione CPR. Alessandro Picariello, i cavi FG21M21 saranno anche loro sostituiti e le rimanenze che si hanno a deposito potranno essere utilizzate? Allora, per quanto riguarda i cavi fotovoltaici FG21 e M21, non è stata ancora definita quella che è l'Euroclasse e non si sa ancora in maniera precisa, siccome è tutta una macchina che è in evoluzione, non si sa ancora se dovranno rientrare o meno nell'Euroclasse, per un semplice motivo. Il cavo FG21 M21 viene utilizzato sì per connessione di pannelli sopra un edificio, ma è soprattutto utilizzato per pannelli in impianto fotovoltaico. E un impianto fotovoltaico, a parte essere all'esterno, è anche difficile che ci sia una richiesta di reazione al fuoco, di rischio di presenza di persone elevato. Quindi si sta cercando di capire quale potrebbe essere la sua collocazione. Cavi allarme o segnale rientreranno o cavi audio rientreranno nella CPR? Se parliamo di cavi allarme, per quelli che sono cavi resistenti al fuoco, no, per tutti gli altri sì. Nicola Venturini, in merito ai conduttori, fili che si usano nei cablaggi dei quadri elettrici, secondo la EN 60204, come ci si deve comportare? Normalmente utilizziamo cavi NO7W con questa sigla e flexibar. Ovviamente se i quadri elettrici, come dicevamo prima, sono il quadro elettrico del capannone, non ha senso che io faccio il capannone con un cablaggio che sia CPR, arrivo al quadro e cambio il cavo in un CPR, o viceversa. Quindi tutto deve essere comunque dal cuore. Perché? Perché il quadro elettrico nasce e muore con l'edificio. Domanda che vedo e che a cui non ricordo di aver dato seguito. Per i listini o i riferimenti commerciali di Prysmian, i riferimenti commerciali di Prysmian sono sul sito? Sì, Sì, sì. trovate sul sito. I listini saranno disponibili più avanti, ma Prysmian ne darà comunicazione, quindi il vostro Esatto. riferimento commerciale vi contatterà o la distribuzione. In distribuzione troverete i nuovi listini. Ad oggi Voltimum non ha a mano i listini e non possiamo fornirvi questa informazione. Mi sembra di capire, finiamo le scorte e poi via a cavi CPR. Una provocazione, Avete Andrea, detto proprio voi. così. L'angelo. Ci sarà un aggiornamento del vostro software Prysmian? Domanda. Ci sarà l'aggiornamento del software. Siamo Ovviamente le portate se non cambieranno, quindi ci saranno magari nuovi nomi, ma fondamentalmente il core del programma rimane lo stesso. allora, leggo online adesso Giordano Monticelli, Andrea. Non ho chiaro se per gli edifici già in oggetto di concessione edilizia in corso di esecuzione, ma con fini lavori dopo il 1 luglio e comunque presumibilmente dopo l'uscita della C64.8, si continua con i cavi FG7OM1. Quello che dicevo prima, sappiamo molto probabilmente che ci sarà un periodo di coesistenza. Se questo periodo di coesistenza finisce dopo la fine dell'opera, ovviamente nessun problema a utilizzare FG7 o M1 o FG7 R. Perché? Perché la dichiarazione di conformità sarà conforme, essendo
normative vigenti, quella esistente, la variante comunque che vanno in parallelo, la dichiarazione di conformità potrà essere fatta senza colpo perire, diciamo. Ovviamente se l'impianto, comunque la costruzione finisce dopo il periodo di coesistenza delle normative, a quel punto varrà solamente, perché sarà entrata in vigore, quindi in sostituzione, sarà vigente solo la normativa 64.8 riferita ai calici PR e quindi non potrà essere dichiarata la conformità dell'impianto se si è utilizzato sempre cavi FD7 o Sempre, guardi, sto leggendo sempre nella chat, gli impianti industriali di processo o i cavi per una macchina tornopressa, tutto deve essere riportato alla nuova normativa, anche l'industria di processo? Allora, due cose. I cavi a bordo macchina non hanno particolari caratteristiche di non propagazione a incendio già oggigiorno. Quello che però, quindi sicuramente non saranno CPR, quello che però vorrei sottolineare è che se costruisco un'industria, costruisco un capannone, metto delle macchine. Se le macchine sono, lasciatemi dire, posizionate in maniera temporanea, prendo il torno, la presa, so che tra X tempo quella presa sarà obsoleta, quindi la cambierò, quello non sarà un'applicazione CPR. Se penso di prendere, costruire un capannone dove metto una macchina che lì rimane e muore con l'edificio, a quel punto il capo CPR rientra. Io direi che gli argomenti sono stati toccati e alcune domande si stanno ripetendo. Allora, lasciamo aperta questa room ancora per un po'. Continuate a scrivere se volete le vostre domande, noi le collettiamo, vi daremo feedback settimana prossima. C'è un indirizzo email di Voltimum a cui potete fare le vostre domande, noi saremo in contatto con Prismian e cercheremo di dare risposta a tutto, potete scrivere a info@voltimum.it, le vostre domande saranno lette e daremo risposta. Vi ringrazio per la vostra partecipazione, ringrazio nuovamente Andrea Parolina e Prismian per questo contributo di grande interesse e di estrema attualità. Chi non avesse lasciato l'indirizzo per ricevere la presentazione, aspetta, allora, sì, stiamo leggendo nel frattempo che voi scrivete, stiamo leggendo, continuando a La mia leggere. assistente. Piero Monte Marano, percentualmente quale sarà l'incidenza di un impianto con i nuovi cavi? Andrea, abbiamo una risposta? Quanto sarà l'incidenza dell'impianto? Non lo sappiamo. Sappiamo che l'incidenza sui cavi, essendo i cavi totalmente variati, ci sarà un incremento di prezzi. Questa mi ecco, grazie. Prego, prego, Pietro, prego. quanto non glielo sappiamo dire. È difficile e approfondiremo l'argomento in altra sede se vorrà. E comunque gli aspetti commerciali vanno trattati con i commerciali. Noi non abbiamo informazioni commerciali. Cerchiamo di darvi un'informazione tecnica. Dopodiché i commerciali faranno il loro ruolo. Grazie a tutti. Grazie al prossimo webinar di Voltimum. Di nuovo.